Furono ordinati i sacerdoti 50 anni fa da San Paolo VI, nel giorno di Pentecoste del 17 maggio 1970, in cui ricorreva anche il giubileo sacerdotale del Papa. Parliamo di Don Pasquale Muschitiello e Don Antonio Bonerba, che hanno festeggiato il loro sì a Gesù con una celebrazione eucaristica all'interno della cattedrale di San Sabino a Bari, presieduta da Monsignor Francesco Cacucci, e collegati via streaming con parenti e amici a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria da coronavirus. I due sacerdoti, l'uno bitontino e parroco della chiesa di San Ferdinando a Bari, l'altro barese e parroco della chiesa matrice di Trigiano, furono scelti dai loro vescovi, uno per la diocesi di Bitonto-Ruvo, l'altro per quella di Bari. Con l'annessione della diocesi di Bitonto a quella di Bari si è avuta la particolarità di festeggiare questi due sacerdoti, che erano tra i 278 diaconi provenienti da tutto il mondo quel 17 maggio di 50 anni fa a Roma. Sì, devo dire che questi due sacerdoti io li porto particolarmente nel cuore. Per questi due aspetti, un aspetto di disponibilità, di dolcezza e soprattutto di umiltà, perché il Signore fa opere grandi. Ho detto, lo Spirito Santo è un grande artista, e lo fa con persone che guardano non a se stessi ma al Signore. E posso testimoniare che questi due sacerdoti questa testimonianza l'hanno resa costante nella loro vita. Rappresentate Cristo, diventate strumenti, ministri a servizio della Chiesa e della umanità, disse Papa Paolo VI durante la sua omelia, e i due sacerdoti ne hanno fatto davvero missione nel loro tempo a servizio delle comunità di Bitonto e Bari. Don Antonio, un giubileo di felicità oggi. Grazie, grazie, è un giubileo che non mi aspettavo con tutte le circostanze che ci sono state. E che questa epidemia possa essere anche occasione non soltanto di riflessione, ma di maggiore impegno a servire il Signore e i fratelli. Anche in questo contesto in cui ci troviamo, ho notato sempre la festa della presenza della grazia di Dio, perché quando Lui è presente e gli permettiamo di lavorare dentro di noi, tutto cambia, per cui ogni limite, ogni difficoltà si trasforma in gioia. E questi 50 anni per me sono stati come un attimo, sono passati. Si dice sempre così, però è vero. Quando uno ci pensa, le meraviglie che Dio ha operato, per cui anche quello che mi sono permesso di dire al termine della celebrazione, lodiamo il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia. Che ricordo a lei di quel giorno con Papa Paolo VI? È un ricordo di giovane, perché avevo 50 anni meno, quindi avevo 24 anni, per cui è l'entusiasmo di cominciare un'attività che mi apriva gli orizzonti, come dice Papa Francesco, adesso una chiesa all'aperto, per cui sono stati anni in cui ho vissuto tante esperienze sia nel santuario di Santi Medici come in cattedrale e poi anche qui a Bari, nel centro di Bari, per cui ogni avvenimento, ogni giorno è stato sempre qualcosa di bello e di entusiasmante, anche se nel contesto molte volte di difficoltà, ma la vita è per tutti un impegno e soprattutto una fiducia. Ha ricordato con un augurio Don Pasquale Muschitiello anche il vescovo bitontino di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino. 50 anni fa un caro amico, oggi sacerdote da 50 anni, Don Pasquale Muschitiello, veniva ordinato presbitero, riceveva il ministero sacerdotale. Mi sarebbe piaciuto essere a Bitonto per ringraziare il Signore con lui per questi 50 anni, per questo grande dono del sacerdozio, ma per ragioni ovvie non posso essere a Bitonto e quindi voglio fargli giungere il mio abbraccio augurale qui da Cassano allo Ionio, da questa sala degli stemmi dell'Episcopio dove vivo da 5 anni. E voglio anche dire a Don Pasquale di salutarmi l'Arcivescovo, Monsignor Cacucci, i confratelli, i fedeli laici che potranno così gioire e ringraziare con lui presenti nella cattedrale della concattedrale di Bitonto. Vorrei affidare 3 parole
al mio caro confratello e amico da lunghissima data, Don Pasquale Muschitello. La prima parola che mi permetto di affidarti è la parola memoria. Oggi cerca di riportare al cuore la memoria, partendo dalla tua famiglia genetica, allargandola a tutti quegli impegni, a quei ministeri pastorali che ti sono stati affidati in questi 50 anni. E soprattutto, facendo memoria, cerca di mettere al centro questo incontro che ha cambiato la tua vita, l'incontro con Gesù il risorto, che ha cambiato radicalmente soprattutto il tuo modo di essere, il tuo modo di pensare, il tuo modo di sentire e il tuo sguardo sulla tua vita e sulla realtà che ti ha circondato e che ti circonda. Quindi ecco la prima parola, memoria. Ma alla memoria deve esserci anche il ringraziamento, perché il prete, il presbitero, per definizione è un uomo eucaristico, è l'uomo per gli altri. Allora ringrazia veramente il Signore, abbandonati ad una danza interiore, ringraziando il Signore per tanti doni che ha accompagnato la tua esistenza, dal giorno della chiamata fino ad oggi. E poi la terza parola che ti affido, oltre a memoria e alla parola rendimento di grazia, ringraziamento, un'altra parola che mi piace affidarti è futuro, quello che accadrà nella tua vita. Apriti sempre nella fedeltà a Cristo il risorto, sul passo delle persone più fragili, sul passo degli ultimi che non mancheranno mai nella nostra vita, e apriti al futuro obbedendo alla volontà di Dio. Diceva il grande Don Primo Mazzolari che la nostra obbedienza non può che essere obbedienza offerta sempre e sia pure qualche volta sofferta. Memoria, rendimento di grazie, futuro. Con queste parole ti auguro veramente la santità, carissimo Don Pasquale, perché come diceva il grande teologo Karl Rahner, penso uno dei più grandi teologi del Novecento, o la santità o il nulla, o la santità o la bancarotta della nostra vita. Ecco, io ti auguro, no, di essere il santo della porta accanto dove vivi, il santo della tua comunità accanto ai tuoi confratelli, accanto all'arcivescovo, accanto ai fedeli laici che fanno parte della tua comunità. Ecco, ti auguro la santità e a presto a vederci, perché mi piacerà anche concelebrare con te per unirmi ancora di più con te a questo tuo rendimento di grazie. Ciao Don Pasquale, auguri e chiaramente auguri anche alla tua famiglia che con te gioisce per il grande dono di cui fai memoria dopo 50 anni. Ciao Don Pasquale.